17 anni, la prima volta che ho baciato una ragazza. La sera ero incredibilmente ispirato e gli chiesi se voleva venire a prendere una pizza con me. Lei mi rispose di sì. Mi stupì molto questa cosa e uscimmo insieme. Dopo qualche tempo gli dissi anche ti amo. Glielo dissi al telefono, dal vivo non ce la facevo, perché comunque la mia timidezza era sempre altissima. Sono stato in silenzio per un quarto d'ora prima di tirar fuori quella parola. Si faceva quello che forse si dice anche adesso, il puttantour. Diciamo che la parte più eccitante quando si andava col mio amico a fare queste cose era il viaggio e l'attesa. Poi il rapporto in sé non era niente di che. In una di queste strade dove ci sono tutte queste donnine, cercammo una che ci sembrava più carina e disponibile, ne trovammo due. Il mio primo rapporto, sinceramente, niente di eccezionale, comunque, non fu un'esperienza così indimenticabile fisicamente parlando. Ma lei, la mia condizione, non ci ha fatto molto caso, anche perché comunque non si vedeva tantissimo, diciamo, capiva che avevo qualche difficoltà, però visto che lei aveva questo polso rotto, disse, ti capisco, insomma, anch'io comprendo quando abbiamo delle difficoltà nel muoversi. Il tutto è cambiato con l'arrivo di internet, perché con internet potevo in primis presentare la mia anima, diciamo, i miei pensieri rispetto a tutto il resto, e quindi non avevo la paura del filtro della mia immagine. E le donne hanno questa meravigliosa particolarità, non tutte, però molte, che quando poi le colpisci alla testa, tutto il resto passa un po', non in secondo piano, è importante, non in secondo piano, si trasforma. Non è che il tuo corpo diventa una cosa meno importante rispetto al resto, si trasforma, diventa comunque il contenitore di un qualcosa che è loro prezioso. Monica l'ho conquistata in modo un po' diverso rispetto alle altre. Era un giorno in cui mi era preso un po' lo stupido e vidi il suo nick, gli scrissi subito il numero di telefono. Lei si è innamorata del mio essere, del mio modo di fare, di pensare e soprattutto del modo in cui affrontavo le difficoltà. Mi chiamava spesso Anima perché lei si era innamorata della mia anima. Notavo che era un po' a disagio, però insomma, al primo incontro pensavo che fosse abbastanza normale. Il disagio l'aveva trasmesso un po' anche a me, infatti la prima notte io ho dormito vestito in pantaloni e maglione. Una ragazza di Milano che è distrofica e mi ha raccontato che a 35 anni ha avuto qualche ragazzo e Andare a qualche destra qua, cioè c'è la rotatoria e poi carezze, riandare a baci, sinistra, cose del capito? genere. Ma niente rapporti. No, niente rapporti completi. E lei mi ha detto: guarda, Max, io ti confido che non voglio morire vergine. Ci sta. Marzo.
Cioè, ora vabbè, morire a 35 anni, però. Vabbè, lei mica lo sa il futuro, magari Certo, se sì. non ha mai altre È vero, storie, fino a quindi 35 anni magari. appunto. E quindi mi ha detto che ha incaricato delle amiche per cercare un gigolò. Ma per lei magari è un po' diverso comunque, sai, con la storia della verginità. Cioè, capisci, è un po' un blocco. Nel senso che un po' lei, ok, è un po' timida, capito? Un po' introversa, un po' ha questa cosa che le frena da morire, gli uomini lo capiscono. Non è tanto per la sua situazione in sé quanto per questo, no? Ehi, guarda quel figo là! Lo vedi? Lo vedi? Dove? Serena! Ma Lo no, dove? vedi? Scusa. Ah, ecco! No, Là, questo è appena Simona. attraversato, guardalo! I mean, you should meet her. Yeah, I can meet her in person, but I don't like. I mean, it's okay, disabled person, but at least I can meet her to talk, to chat, at least that's it. But Okay, that's fine. We can just go out as friends, all together. Yeah, it's fine. Ma c'è un altro? No, It's no, fine. aspetta, allora lascio. Guarda, Dai, magari anche lui. Scusa! 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 Scusaci. Ciao, come stai? Bene? Tutto ok? Sì, Ok. Sì? sì. Quanto prendi per una Sì, serata? sì, sì. Ma sì, quanto? Cioè, Sì, come... no, 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 Ma no, 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 cosa? no, no. Sì o Soldi. no? Do you speak English? No. English, Ah, English, English. It's okay for you, English? English. Sì, Ok. English. Oh, no, non capisco. Sorry. Sorry, sorry. Bye. Ok, Bye, ok. bye, Bye, bye. bye, bye. Ok, facciamo finta che non sia successo niente. Mi sa Intendiamo. che... No, è che l'assistenza sessuale lavora anche molto sull'aspetto psicologico, non soltanto sull'aspetto Appunto dico, fisico. non è solo l'atto in sé, l'atto sessuale in sé, che per la prostituta è solo quello e basta. Cioè per chi va con la prostituta è solo quello. Chi invece diciamo, richiede, ha bisogno di richiedere diciamo, un'assistenza sessuale, ha bisogno di un contatto, ecco, forse questa è la parola giusta, di un contatto, anche delle sole carezze, anche comunque confrontarsi, guardarsi a vicenda, cioè tipo come magari a volte si fa noi, non lo so. Quando ci manderanno, diciamo, ci daranno i risultati. Boh. Te l'ho detto. Ho detto 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Beh, dipende. Forse 2 o 3 mesi ci danno il risultato della biopsia. E se dipende che risultato c'è lì, Azzeccassero subito. mica dipende da loro. Comunque, babbo a quattro ruote, deve aspettare un po'. Ma tu casomai che ce ne vuoi? 1, 2, 3, 4, Io 5. inizierei con uno fatto bene, molto bene. E se ne Poi, vengono due insieme fatti benissimo? se ne vengono fatti due insieme, ne prenderemo due. Vabbè. Poi però bisogna sapere anche dove metterli.